Benvenuti, benvenuti. Credo a mani basse già l'ingresso vincitore di quest'anno, il miglior ingresso di un ospite di tutto l'anno. Come va? Come state? Benvenuti. Tutto alla grande. Ti presento la mia bellissima famiglia. Rocco, anzi, a te gli onori di casa, insomma. Presentaci la famiglia. Santa Rosa, mia moglie, certo. La chiamo così. Sì, per la pazienza. Bravo. Per la pazienza. Sì. Primo genito Lorenzo e il secondo Leonardo. Non si capisce chi è il più piccolo, perché in realtà poi effettivamente lui è più alto, però li scambiano sempre. Però quanti anni avete di differenza? Io 27, 3 e mezzo. Ah, 3 e mezzo, vabbè, insomma, dai, ci sta. Partirei proprio da voi, che forse, insomma, con Rocco lo si conosce già di più, voi siete un po' meno esposti. Quando avete scoperto il lavoro che faceva vostro papà? Allora, in realtà eravamo piccoli, sì? Abbiamo visto un film, abbiamo preso una cassetta e c'era scritto Tarzan. Aia. Cosa avete? C'era scritto? Tarzan. Tarzan? Ah, un po' di intrattenimento per giovani. Andiamo a vedere. Eravamo soli a casa, anzi, sì. Eravamo solo in due. Sì. Praticamente abbiamo messo la cassetta e abbiamo visto loro due insieme, praticamente. Allora, no, poi comunque, alla fine, questo è il primo, diciamo, incontro che abbiamo avuto con il lavoro di papà. Dite la verità, era una cassetta soft. Noi siamo rientrati soft. Da un viaggio. No, era una versione soft da far vedere di un film. Per i tuoi standard. Era soft. Era completamente. E noi, quando siamo rientrati da questo viaggio, un weekend, lui mi fa, Lorenzo, aveva 5 anni, 6 anni, mi fa papà, forse qualcosina di più, mi fa papà, lo sappiamo, adesso sappiamo tutto, chi ti ha insegnato a parlare. Ho detto ma che stai senso? Dicendo? Ecco, quindi, e mi fa mamma, è stata mamma, perché lei faceva Jane, e vi dico, noi eravamo allucinati, oddio, ma sono andato a prendere la cassetta, era soft, era la versione soft da vendere in TV. Ah, ok. E ci siamo detti, mamma mia, però questa è stata la verità. Ma non ti sei sentito anche un po' sollevato che, diciamo, questo piccolo incidente magari vi ha levato l'incombenza di dover fare il discorso ai figli? Allora, sì, ragazzi, ma non è mai stato un discorso, infatti, perché alla fine, se entri in casa nostra, ci sono oggetti sempre riferiti comunque al lavoro di papà, anche i giornali che abbiamo sempre visto. Quindi è stato un percorso e non è mai stato diretto. Infatti non so se avete visto adesso Lorenzo ballando, che alla fine è sempre papà attraverso la TV che cerca di spiegare un po' il tutto, secondo me, sì. Perché non c'è mai stato il momento in casa dove ci siamo seduti. Ok, allora la situazione è questa, il papà. Quindi anche adesso, oggi, siamo in terapia familiare con te, praticamente. Ah, cioè, si sta comunque camminando un po' sulle uova, il testo. Ma nella vostra adolescenza questa cosa vi ha creato problemi o magari vantaggi? Non so, c'erano dei vostri amici che vi prendevano in giro, magari eravate dei grandissimi eroi perché vostro papà era Rocco Siffredi, non lo so. Com'è stato vivere con i vostri coetanei nell'adolescenza? Allora, per noi l'abbiamo sempre visto come una cosa positiva, perché papà è visto come una cosa abbastanza... Era figo per noi, sì, perché era figo. In giro, quando lo riconoscono, per noi era sempre bello avere l'attenzione da piccoli, poi... Sì, concordo. Poi in realtà da piccoli alcuni dicono ma forse avrai dei problemi, ma in realtà non è mai successo così, quindi tutto super tranquillo. Sì, forse sì. Erano due femmine, era peggio. Poi comunque... Sì, c'era un po' da le consideri sempre un po' più da proteggere, forse, vero? Sì. C'è questo aspetto qua, sì. E la gestione della casa come va? Io oggi ho deciso di chiuderla un po'. Perché lasci parlare. Fatti dire da loro, hanno detto adesso andiamo da Cattelan e parlerai solo tu, non veniamo. E adesso, quindi perché detto, di solito fa sempre così. Allora oggi spazio a voi. Com'è una giornata tipo nella famiglia Siffredi a casa? Innanzitutto, quanto tempo state a casa tutti insieme? Immagino che oggi avrete mille impegni. No, oggi come oggi poco, perché lui per esempio vive a Milano, poi loro lavorano, perciò adesso più...
ognuno. Siete un po' più sparsi. Sì, però prima, giustamente, quando erano più piccoli, la mattina uguale, alzavano, andavano a scuola, tornavano, allenamento, dopo l'allenamento studiavano, poi cena, tutti a dormire. Diciamo, mamma poi ci faceva il programma, diciamo, perché avevamo sempre... Tipo stile militare un po', no? Sì, 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 generale, allenamento, in casa e poi... In generale. A proposito di militare, avete mai visto l'elicottero di Rocco Siffredi? No, no, è vero. Questo applauso un po' malizioso, timido. No, l'elicottero di Rocco Siffredi è questo. Che è a casa tua? Ce l'hai a casa? A Budapest? Sì. Questo è un elicottero, è l'elicottero utilizzato nel film Rocco Never Die, il film Rocco Non Muore Mai, che quando l'ho fatto ho detto vedrai che morirò. Sai perché? Ah sì, certo, sì, perché funziona invece, sempre così. Invece sono più o meno 25 anni, no? L'hanno dismesso l'elicottero e mia moglie un giorno ha deciso di regalarmelo per il compleanno perché conosce la mia passione per tutto quello che vola. Ma è funzionante? No. Stavo allora, io ero attaccato sotto quell'elicottero a meno 8 gradi con, quando avevo il fisico suo, diciamo. E chi se l'è vista brutta è l'elicottero, ragazzi. Ho fatto una giornata di riprese nel set di Fuga per la Vittoria con Stallone. Sì? Stesso set utilizzato, hanno finito loro, alla Ma Film ci chiamano, dobbiamo smontare tutto, se volete lo potete utilizzare. E abbiamo detto che figata, però, abbiamo fatto un film super top lì e devo dire che è stato pazzesco, ma è stato pazzesco anche perché mi hanno registrato il time code sulle cassette la notte dopo aver... visto, dopo aver sudato veramente tanto, adesso dirai, sì, sì. Però tanto, no, c'era freddo, ma ho sudato, e vedo il time code e ho detto non ci credo, cosa hanno fatto, ho dovuto rifare tutto da capo, è stato un... A volte viaggio. succede anche a noi qua, sì, sì, per problemi tecnici nostri. Ieri è venuto a trovarci Willem Dafoe, che ci ha raccontato questa storia molto carina, che oggi ha appassionato anche un po' il pubblico, leggevo sui giornali, di questi suoi 13 alpaca che ha a casa. Anche voi ne avete uno? No, uno solo. E dove l'avete trovato anche quello? Era su un set, ve lo siete portato a casa? No. Qui abbiamo l'esperta di tutti gli animali, perché è lei che ha voluto tantissimo gli animali a casa. È molto, molto bello, perché lei è molto family, ama tantissimo gli animali e nello studio, nella parte dello studio, ha dedicato tutta una parte agli animali che interagiscono fra di loro. Noi non abbiamo mai mangiato un animale lì dentro, sono tutti vivi, se muoiono, muoiono di vecchiaia. Di vecchiaia. Cosa avete? Alpaca? Ci abbiamo alpaca, ci abbiamo asino, cavallo, emu, nandu, tutti pecora. Lì, sempre a Budapest. Però no? Fatti, siamo sempre parlando. Raccontare sempre. Cosa hanno fatto con me. Hanno preso un pony e l'hanno voluto chiamare Rocco, però voglio che te lo racconti lei cosa succede. Rosa, sono tutto orecchi, vai. Dovevamo dare via quel pony, perché quel povero pony andava a disturbare un po' tutti gli altri animali. Perché aveva l'indole... Aveva l'indole. E io gli ho detto, l'avete chiamato Rocco? Ben vista. E adesso ne pagate le conseguenze. Ah sì, non lasciava stare nessuno. Nessun tipo d'animale. Ma a Budapest... So che avete questa accademia porno, Art sì. Academy, ci lavori tu, vero? Sì. Insieme a tuo papà. Che tipo di accademia? Cioè, è come una scuola? Una vera scuola per pornostar, perché esistono tutte le scuole di cinema, meno che per il porno. E cosa si insegna? Quali sono le materie? Tutto, dall'ABC, dall'approccio verso la ragazza, a più ragazze, a più uomini, alla luce, al set, a come portarsi, cosa fare, cosa non fare. E devo dire che soprattutto con Lorenzo, che ci si è dedicato molto, adesso a lui la parola per continuare il discorso di quello che sta facendo. Sì, no, abbiamo visto che comunque durante il Covid, che c'è un periodo di lockdown, abbiamo visto che potrebbe essere utile creare comunque una cosa anche online per aiutare appunto i giovani adesso e fare anche una cosa di sessualità per un po' per tutti, diciamo. Quindi mischiamo un po' i due mondi, perché comunque abbiamo visto che anche magari i ragazzi che non vogliono fare gli attori, sì, però sono venuti da noi, si hanno fatto un'esperienza e poi mi ha aiutato tantissimo anche nella vita fuori, diciamo. Sì, anche perché, per esempio, nel nostro paese non si fa educazione sessuale a scuola, no? E molto spesso i ragazzi, credo soprattutto da quando poi il porno
è diventato facilmente reperibile, gratuito. Siamo diventati gli educatori sessuali. No? Esatto, molti non ragazzi si basano su quello che vedono nel porno. Che è una cosa positiva o no? No? No, non va bene, secondo noi, perché comunque non è da lì devi imparare, non è quel primo approccio. Sì. Infatti, tipo quello che diceva Lorenzo, che è partito questa live, diciamo, ogni 3-4 sera durante il lockdown, proprio tutte le domande che facevano i ragazzi loro rispondevano, era molto carino e da lì è uscito fuori questa cosa che ci stanno tanti ragazzi un po' persi, certo. E così diciamo aiutarci a rispondere a queste domande a loro. Ma anche perché credo che nella mente di un ragazzo possa creare anche un po' un'ansia da prestazione, è come vedere Batman e poi pensare di potersi lanciare da un palazzo, guardare un porno e pensare che poi il sesso sia... Sì, questa hai toccato. E poi pensa a noi che ci fanno il confronto. Magari trovi una ragazza. Quello deve essere terribile. Fanno subito confrontare a papà, quindi abbiamo l'ansia della prestazione doppio. Quello deve essere terribile. No, comunque quello che hai detto è estremamente importante. Sì, estremamente importante. Quello di capire. Quando si fa un film, visto che si parla anche di cinema, un film d'azione, quindi ti butti dal palazzo piuttosto ammazzi qualcuno, tu sai in partenza che c'è uno stuntman, certo, che non ha ammazzato nessuno. Quando guardi un film porno in realtà tu stai guardando qualcosa di estremamente possibile, quindi tu facilmente ti dici si può fare, lo faccio anche io, ma non sanno che i professionisti si preparano, ma si preparano per davvero, sono abituati, hanno tutta una modalità d'approccio diversa e questa è la differenza. Non possiamo scrivere non replicare questa a casa, purtroppo, sì, perché certo, non siamo educazione sessuale. Certo. Qualche giorno fa anche il Papa si è espresso su questo argomento e ha detto che il piacere sessuale è un regalo di Dio, sì, ed è stato rovinato dalla pornografia. Siete d'accordo? Allora, vedo che si sta approcciando sempre di più verso la normalità. E questo mi fa piacere. La pornografia non direi da quel punto di vista, perché noi non siamo educatori, mm-hmm, ma facciamo parte di un cinema entertainment, tout court, come dicono i francesi. Quindi per me sì e no, nel senso che la pornografia bisogna smetterla di creare quell'enfasi di demonio, perché se no non facciamo altro che, secondo me bisogna approcciarla, spiegarla, parlare e spiegare bene il bene e il male nella pornografia, cioè non deve essere qualcosa che tutti la prendono e tutti ci si buttano, vuol dire è facile, perché ci si fa male. Chiaro. Io lo so perché poi... Chiaro. A marzo, mi pare, uscirà Super Sex, sì, che è una serie che racconta la tua vita, dove tra l'altro il protagonista è Alessandro Borghi, che verrà a trovarci qui per parlarne. Grande, un applauso ad Alessandro Borghi. Grandissimo. L'avete già vista? Vi è piaciuta? A volte quando si parla di serie poi... Io do sempre per scontato che il protagonista sia stato coinvolto, invece a volte scopro di no. Nel vostro caso com'è andata? Avete già visto la serie? Ti è piaciuta? Allora, ti ritrovi in questo? Abbiamo conosciuto Borghi, sì? È venuto anche a Budapest a trovarci, diciamo anche a conoscere papà. Sì. E abbiamo anche visto la serie, sì. Ed è bella, cioè... Non bella, fantastica, però non lo dico per fare promozione, perché io non mi aspettavo... C'è una qualità, un'interpretazione, ma da parte di tutti. Ci hanno messo l'anima per davvero e questo mi è molto piaciuto. E ti sei sentito rappresentato in maniera giusta? Ti dico la verità. Facciamo una domanda a loro per dirti quanto è complicato da vivo, perché quando, nuovo, sì, certo, quando mi dicono ti dedicano una serie, mi sono detto ecco qua, ecco, è la fine. Ti saluto. Quindi mi sono detto... Quando l'ho rivista la prima volta, ti dico, è stato pazzesco, ho pianto molto, ho pianto tantissimo, cosa che non farò qua perché loro mi odiano da quando, sì, piango, e quindi ti dico, è stato complicato, dentro, però trovo che anche il miglior attore al mondo, trovo, sia complicatissimo avere a che fare con una persona viva e dica fino all'ultimo secondo... Mi è rappresentato, sì, ma Alessandro, certo, ha fatto, perché siamo un lavoro, mutevoli, no? Sì, ha fatto un lavoro pazzesco, ma devo dire non solo lui, anche bambino. Il bambino che mi rappresenta da bambino, io ero allucinato dalla bravura, Saul Nenni di Bologna che mi interpreta nella Via di Mezzo, Adriano Giannini, ci sono tanti tanti personaggi. E voi avete scoperto attraverso la serie qualcosa che non conoscevate così a fondo? No, allora, di vostro padre o di tuo marito, Rosa? Sono un po' geloso perché ho visto solo le prime 3 puntate. Tu non sai come va a finire? No, perché... Finisce qua, che siete ospiti qua in questa... Anche la serie finisce che poi venite... No, non hai ancora visto tutto. No, perché la visione l'abbiamo fatto la puntata della finale
di Ballando, quindi dovevamo scappare. Ah, ok. E quindi, dai, insomma, è anche bello tenersi un po' il... No, io dicevo che comunque per me è stato bellissimo vedere un'immagine vera e propria di tutti i racconti di papà che magari ci aveva già detto, perché comunque il periodo in cui si svolge la serie noi non c'eravamo. Certo, li avete visti rappresentati. Quindi è bello avere anche una rappresentativa. E tu hai ritrovato l'uomo di cui ti sei innamorata? È stato rappresentato al meglio? Un po' sì, però quell'epoca non conoscevo anche io, perché io poi conosco la fine, infatti perché lui, la serie comincia quando lui da bambino e finisce quando... Finì, e poi finisce, vabbè, insomma, ce la vedremo.